Parametro Sacchi, testo, stop! Si fa un regalone di compleanno a Fabio Pecchia. Batte il Milan 2-1. Arriva il primo schiaffo della gestione Fonseca per i rossoneri. Ciao ragazzi, benvenuti in questo post partita. Parma-Milan 2-1. Posso dire che la cosa più positiva della giornata è il risultato? Alla fine, per quello che abbiamo visto in campo, 2-1, non male, non male. Cioè, solo nel primo tempo, ragazzi, meritavamo di essere sotto di 3 gol. Ma non 3 gol per fare adesso quello arrabbiato, no, 3 gol. Cioè, numeri, azioni alla mano, il Parma meritava di stare 3-0. 3-1, dai, Pavlovic ha avuto una doppia, 3-1. Sono buono, 3-1. Che schifo. Ragazzi, che imbarazzo. Io penso che un primo tempo così al Milan non lo vedevo da anni. Correggetemi se sbaglio. Vi ripeto, forse sono preso dalla partita, vedo tutto nero. Tutto nero, ragazzi. Ma io fatico a ricordare 45 minuti più squallidi di quelli che abbiamo visto quest'oggi. Allora, prima di addentrarci e analizzare per quel che si può analizzare questa partita, vi ricordo che alle 22 uscirà la reaction alle parole di Fonseca. Sono curioso di sapere cosa dirà, quindi mi raccomando, iscrivetevi se non siete iscritti, lasciate un like, ditemi la vostra con un commento e soprattutto, ragazzi, se volete essere qua sotto, se volete essere inseriti qua, c'è il tastino abbonati, grazie a chi lo farà. Allora ragazzi, si parte in svantaggio, pronti via, si parte in svantaggio. Gol subito dopo 2 minuti, 2 gol subiti durante tutta la partita, dopo averne subiti già 2 col Torino, e voragini in difesa. Stiamo parlando del Milan di Stefano Fonseca. Stiamo parlando del Milan di Fonseca. E al di là del risultato, che già è drammatico, la cosa che veramente mi ha lasciato basito dal primo tempo è proprio questo. Cioè, noi perdevamo palla in avanti e dietro c'erano le praterie, ragazzi. Le praterie. Il Parma non è riuscito a sfruttare le praterie che abbiamo lasciato. Ma santo Dio, no? Stai andando ad affrontare una squadra che sai che fa del contropiede la sua arma migliore, ma non che è chiusa dietro. Il Parma oggi ha giocato. Il primo gol del Parma nasce da un'azione meravigliosa, da schemi provati e riprovati, e siamo riusciti a farci fottere come se nulla fosse. Ma al di là del primo gol, loro hanno avuto almeno altre 2 o 3 chance clamorose, dove ci ha messo lo zampino Pavlovic con un intervento clamoroso, hanno preso il palo e un altro mezzo miracolo di Maignan. Ma ogni volta le azioni erano un copia e incolla. Si perdeva palla in avanti, contropiede clamoroso del Parma. Stesso discorso per il secondo gol subito. Cambio fascia di Leao, Emerson Royal non ci arriva. Poi ovviamente dei singoli giocatori, ragazzi, domani mattina alle 8 uscirà il pagellone e sarò spietato come non mai, già ve lo dico. E anche lì il secondo gol subito, stessa cosa. Emerson Royal che non riesce a stare dietro ad Alquist, palla al centro, gol. Il gol che hanno annullato al Parma, anche qui tale e quale identico. Dalla sinistra, palla al centro, zampata vincente ed era fuori gioco di mezzo metro. Ci hanno fatto 3 gol uguali. Uno annullato giustamente per fuori gioco, il primo e il secondo. 3 gol uguali, ragazzi. 3 gol uguali. Io davvero non so cosa dire. Non ho parole. Non ho parole, perché è assurdo concedere quegli spazi ad una squadra, come stavo dicendo prima, che si sa che è molto forte, che ha grande qualità e ha grande gamba, e tu concedi quelle praterie così, ma poi pronti via dopo 2 minuti, capovolgimento di fronte, gol. Poi con tutta la partita che è davanti non c'era l'ossessione di trovare il gol subito. Potevi un attimino ricompattarti, gestirla, perché qualitativamente il Milan è più forte del Parma,
ma sappiamo che non vince la squadra più forte, non vince. Grazie a Dio il calcio non è così, e quindi avevi tutto il tempo per metabolizzare e ripartire e fare male, perché hai le carte in regola per far male. E invece no, tutti all'arrembaggio a cercare questo pareggio per forza nel giro di pochi secondi, altrimenti sembrava che non gli pagassero lo stipendio. E abbiamo concesso l'infinito là dietro. Io vi ripeto, il primo tempo, ragazzi, è uno dei peggiori che io ricordi forse da quando seguo il Milan. Cioè, non lo so, di solito quelle praterie le concedi negli ultimi minuti, quando, santo Dio, devi per forza riuscire a trovare il gol perché altrimenti perdi la partita. Ma non che subisci gol dopo 2 minuti e già dopo 7-8 minuti concedi un altro contropiede. E vabbè, dai, una disattenzione. Poi dopo 10 minuti un altro tale e quale. Abbiamo fatto gli stessi errori, sempre. E io, ve lo giuro, non mi capacito. Non capisco perché. Nel secondo tempo, ovviamente, il Parma ha calato un po' di intensità, perché nel primo tempo ha dato veramente l'anima. E abbiamo creato un minimo, qualcosa in più, un po' di sfiga, la traversa di Reinders, tanta imprecisione con Okafor, che quando gioca è un giocatore titolare, un giocatore, quando subentra un altro giocatore, confusione totale, e alla fine Fonseca ha buttato dentro Jovic, Chukwueze. Sta partita, per assurdo, la potevi pure pareggiare, ma non sarebbe stato comunque un risultato giusto, perché il Parma ha strameritato. Ha strameritato. Primo tempo spettacolare del Parma. Nel secondo tempo ha saputo soffrire, perché la grande squadra sa anche soffrire. E il Parma ha dimostrato di essere una grande squadra con una grande identità. Boh, non lo so. Non lo so, ragazzi. Non so il motivo di questo approccio. Non so il motivo di questa mancata reazione. Col Torino un minimo di reazione c'era, qui oggi zero, solo all'inizio del secondo tempo, vi ripeto, ma perché il Parma ha abbassato un po' la guardia, anche se in realtà abbiamo avuto le nostre occasioni, ma non ho mai avuto la sensazione di avere un dominio totale del Parma, neanche per pochi minuti all'inizio del secondo tempo, sempre che qualitativamente siamo più forti sulla carta, e quindi siamo riusciti a creare quelle 2 o 3 occasioni clamorose. Poi, una volta che arrivi il pareggio, puoi tentare l'affondo e magari portarti a casa una vittoria, invece no, concedi quel contropiede imbarazzante. Quindi complimenti al Parma, che già meritava di vincere con la Fiorentina, perché ho rivisto quella partita lì in ottica poi di averli come avversari. E oggi ha strameritato di vincere. Ovviamente poi farò l'analisi, come vi ho detto, sulle parole di Fonseca. Domani mattina uscirà il pagellone, domani pomeriggio uscirà il meglio della live reaction, che ovviamente, che ve lo dico a fare, è stato un delirio totale. Grazie mille, ragazzi, ditemi la vostra con un commento, sono curioso di leggervi, e alla prossima. Ciao, ragazzi.